al di sopra di qualsiasi partito politico è la salute, non solo per distruggere la vita. E la provincia di Latina ha stanziato 5 milioni di euro, 5 milioni dei nostri soldi, per fare una riqualificazione di un'opera che non si sa bene a che cosa serva. Quando sentiamo in televisione parlare Pieraccioni, alias Renzi, e con le sue stregonerie macroeconomiche che non servono a niente, dobbiamo ricordarci che i soldi ci sono, il problema è che sono spesi male. E il porto canale di Latina, 5 milioni di euro, lo ripeto perché non sono bruscolini, è la prova che questi soldi vengono non solo date per opere inutili, ma anche attraverso dei bandi di gara che, se uno se li va a studiare e mette un po' di attenzione, capisce che vengono fatti contro quelle che sono le leggi e le deliberazioni anche dell'autority di vigilanza dei lavori pubblici, che dovrebbe essere, anche se in Italia le autority hanno un potere, diciamo, non molto efficace, ma dovrebbero essere quelle autorità, appunto, che dettano le regole affinché i soldi pubblici, cioè quelli di tutti noi, vengano spesi nella maniera migliore possibile. Questo bando di gara, e io invito tutti a andare sul nostro sito latina5stelle.it, dove io ho scritto almeno 3 articoli su questo argomento, invito ad andarci e a leggerli attentamente questi articoli, non perché l'abbia scritto io, ma perché ho studiato, come potete fare tutti qui, un bando di gara che appunto ha assegnato i lavori in una maniera, non dico sospetta, ma quantomeno pasticciata. E l'offerta che è stata data, ve la faccio breve perché sono argomenti molto tecnici e magari porterebbero un po' di noia, ma praticamente queste gare vengono assegnate attraverso tre offerte: l'offerta economica, l'offerta tecnica e l'offerta di tempo. L'offerta economica copre il 70% della torta. L'offerta economica copre il 25% della torta. L'offerta tecnica copre il 70% e l'offerta tempo il 5%. Ora, nell'offerta tecnica viene giudicata da una commissione a insindacabile giudizio, quindi è un giudizio assolutamente soggettivo. L'offerta economica invece, che dovrebbe consentire alla pubblica amministrazione di risparmiare dei soldi, perché è vero che il bando è di 5 milioni di euro, ma un'amministrazione pubblica dovrebbe privilegiare l'associazione temporanea di imprese che offre meno soldi, in modo tale che noi tutti possiamo risparmiare. Se vi andate a leggere il disciplinare di gara, scoprirete invece che l'offerta economica viene, i punteggi di questa offerta economica vengono dati in una maniera assolutamente bislacca, perché invece di coprire un punteggio che va da 1, il minimo, da 0, scusate, il minimo, a 25, che è il massimo, copre un punteggio attraverso una frazione strana che non vi sto qui a spiegare perché è una cosa un po' complessa, un punteggio che va da 17 a 25. Quindi è come se, faccio un esempio sportivo, se noi guardassimo una gara di Decathlon in cui io sono bravo nei 100 metri e mi viene assegnato 10 punti perché sono il più bravo, un'altra persona è brava nel giavellotto ma non gli possono essere assegnati 10 punti, ma al massimo gli possono essere assegnati 3. Quindi questa offerta economica viene assolutamente elusa anche contro una direttiva dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici del 10 aprile del 2013, che dice che già a monte i metodi di calcolo dell'offerta economica devono essere
devono essere stabiliti attraverso un corretto intervallo che va da 0 a 25, mentre nella gara suddetta, nella gara in questione, sono stati stabiliti da 17,5 a 25, quindi non sono stati dati tutti i punteggi. Quindi chi ha fatto chi voleva far risparmiare l'amministrazione pubblica ha preso un punteggio basso rispetto a chi invece, sapendo che l'offerta tecnica, cioè quella soggettiva, avrebbe avuto il massimo punteggio, ha stabilito di dare soltanto uno sconto a noi tutti di 4 milioni d'euro. Quindi noi spenderemo per un porto di cui non si sa bene, ripeto, il beneficio, e ricordo che poi in quella è una zona di alto valore storico ed archeologico, anche se noi cittadini di Latina non lo sappiamo, ma lì quella zona potrebbe essere assolutamente curata anche in prospettiva turistica. Detto ciò, io capisco che questi sono termini un po' tecnici e quindi vi rinvito ad andare sul nostro sito latina5stelle.it e leggervi per bene ciò che abbiamo scritto. Ho parlato di questo perché, lo ripeto, noi tutti possiamo, attraverso un po' di attenzione, controllare che cosa fanno non solo i politici, ma anche i tecnici delle amministrazioni, che sono i veri poteri forti della nostra pubblica amministrazione. Perché un politico, purtroppo, per come sono messe le cose, può fare ben poco, soprattutto anche alla luce dei politici che abbiamo in provincia, che dormono, e lo ripeto, o forse qualche volta sono in comunanza con chi queste gare le vince. Grazie. Gli attivisti dei meetup che ho citato prima. Adesso sembrerà uno scherzo, però questa organizzazione è costata agli attivisti, ai cittadini che hanno contribuito tramite donazioni pubbliche, la bellezza di 900 euro, che per, ovviamente, paragonati agli eventi dei partiti tradizionali non sono niente, però per i normali cittadini invece lo sono, soprattutto quando sappiamo benissimo che il Movimento 5 Stelle rinuncia a ben 42 milioni di rimborsi elettorali, a 2,5 milioni tra diarie e indennità che ogni tre mesi vengono versati nel fondo di sostegno alle microimprese, 400.000 euro che sono stati di avanzo della precedente campagna elettorale del Nazionale 2013, che sono state girate e donate per ai terremotati dell'Emilia Romagna. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi possiamo andare avanti soltanto se i cittadini tutti ci credono e danno un piccolo sostegno. Per questo motivo che abbiamo pensato di allestire un banchetto gadget dove chi vorrà potrà acquistare quello che è disponibile per cercare a noi di rientrare di queste spese che abbiamo sostenuto. E, adesso chiamo l'attivista di Pontigna Pasqualino Pisano, che vi parlerà della questione relativa alle biomasse e biogas. Io mi occupo di sono in un gruppo di lavoro che si occupa di ambiente e rifiuti. Recentemente ci stiamo occupando di una questione che sta salendo un po' alla ribalta delle cronache, che è quella della costruzione di numerose centrali a biogas e a biomasse nella nostra provincia. Allora, queste centrali, diciamo, recentemente stanno nascendo perché comunque il governo, lo Stato sta finanziando la produzione di energia elettrica attraverso le biomasse con un contributo di 28 centesimi a kilowatt, che induce molti interessati a generare corrente utilizzando quello che vengono chiamate biomasse, che di bio hanno ben poco. Cosa sono le centrali a biogas? Sono centrali per la produzione di energia elettrica che, invece di utilizzare combustibile di derivazione fossile come petrolio, carbone o gas metano, utilizzano sostanze vegetali in decomposizione, reflui zootecnici, scarti dell'industria alimentare e anche la parte organica dei rifiuti urbani, ma soprattutto utilizzano colture dedicate.
Questo metano che viene prodotto è un metano che comunque è meno nobile e quindi anche la resa non è eccezionale, però diciamo loro la produzione viene o immessa in rete oppure viene bruciata. Perché noi non siamo contrari a questo tipo di centrale? Perché le centrali a biogas in questo processo chimico di fermentazione generano dei fumi che possono essere tossici per la popolazione che, che abita nelle vicinanze, ma soprattutto c'è un problema per i residui solidi di queste sostanze, perché dopo la fermentazione dei vegetali o di tutte queste materie zootecniche, il materiale che rimane è un materiale che non può essere più utilizzato, ma diventa un rifiuto speciale. Un rifiuto speciale che purtroppo alcune aziende usano come compost, cioè lo spargono sul terreno per concimarlo. Questo rifiuto però, questa parte solida, contiene una forte percentuale di batteri anche patogeni, cioè sono anche pericolosi per l'uomo. In effetti ci sono questioni in tutta Italia per questo materiale che viene sparso sui terreni, perché sta danneggiando i terreni stessi e favorendo la formazione di funghi e altri batteri che vanno comunque a inquinare il terreno. Per quanto riguarda invece le centrali a biomassa, la questione forse è ancora più grave, perché in realtà le centrali a biomassa sono dei veri e propri inceneritori, utilizzano stralci di alberi, parti di alberi residuato dai tagli, utilizzano legno vergine importato dall'estero, quindi culture dedicate per bruciare e poi generare corrente. Qual è la questione? Che queste centrali che nascono così forse anche per distruggere i residui vegetali, in realtà possono anche bruciare rifiuti. Adesso che succede? Uno dice: potremmo aver trovato la soluzione alle discariche. No, perché i rifiuti che arrivano in queste centrali spesso sono rifiuti indifferenziati, cioè non vengono selezionati. All'interno poi può essere bruciato di tutto, quindi possiamo trovare anche copertoni di auto, fanghi, addirittura fanghi secchi di depuratori, cioè tutto ciò che può essere combusto può essere bruciato per la produzione di energia elettrica. La domanda che nasce: secondo voi, se qualcuno deve comprare alberi dall'Amazzonia, farli arrivare in Italia e poi bruciarli, e scegliere invece di utilizzare i rifiuti magari raccolti dalle amministrazioni locali, cosa sceglierebbe tra le due cose? Quale sarebbe dove ci sarebbe il risparmio maggiore? La risposta è semplice, insomma. Quindi, dato che lo Stato comunque consente di bruciare rifiuti, probabilmente si andrà a finire che queste centrali utilizzeranno principalmente rifiuti per la produzione di energia elettrica. Adesso noi come Movimento 5 Stelle ci opponiamo a questa logica. Noi vogliamo che le culture, gli alberi facciano la loro funzione. Se bisogna piantare del grano, bisogna piantare il grano per l'alimentazione umana, non per generare corrente. Non possiamo desertificare il nostro territorio per produrre corrente. Non vogliamo poi che i rifiuti vengano bruciati, ma vogliamo una raccolta differenziale spinta, dove i rifiuti non debbano proprio né arrivare in discarica, ma neanche in queste centrali. Quindi incentivare la raccolta differenziata è fondamentale per un paese civile. Nello stesso tempo dobbiamo tornare a incentivare quelle che sono le vere energie alternative, tornare a incentivare anche la ricerca con dei fondi per trovare delle energie che abbiano un impatto meno devastante sulla salute dei cittadini e sul territorio. E con questo ho concluso. Grazie. Bene, allora continuiamo. Allora, prima di chiamare i prossimi attivisti, volevo fare una precisazione. Dall'anno scorso il Meetup di Latina ha avviato dei tavoli di lavoro tematici per dare la possibilità a tutti i cittadini di collaborare alle varie iniziative
nell'ambito dell'ambiente, della mobilità, della sanità e quant'altro. Ogni tavolo, in base all'afflusso dei volontari, ovviamente ci sono stati tavoli tematici più diciamo, operativi e altri meno. Però quelli che sentirete oggi sono quelli che hanno nell'anno solare hanno prodotto di più, perché c'è stato più coinvolgimento. Quindi adesso chiamo gli attivisti Alessandra Nocella e Cristian Milluzzo, che sono attivisti del tavolo rifiuti del Meetup di Latina. Salve a tutti, io sono Alessandra Anna del Meetup di Latina e tavolo rifiuti. E noi abbiamo portato, diciamo, dalle istanze del territorio in Parlamento, abbiamo portato avanti dei lavori che si sono realizzati tramite alcune interrogazioni per quanto riguarda la discarica di Borgo Montello, che tutti sapete che è un problema molto, molto importante, anche se poco conosciuto, perché comunque non c'è quell'interesse che dovrebbe esserci. Però sono state concluse queste due interrogazioni da parte di Vacciano al Senato, mentre una di Iannuzzi alla Camera. Poi è stata inviata alla Camera, sempre al Senato, un'altra interrogazione sul Latinambiente, che è un'altra situazione abbastanza, diciamo, poco conosciuta, poiché questa società deputata alla raccolta differenziata di Latina è posseduta per metà dal comune e per metà da un'altra società privata. Latinambiente è una società che possiede per metà Ecoambiente, che è una delle due società che operano sulla discarica di Montello. Beh, tutte queste società che ho nominato, ad eccezione del comune, si sono viste arrestati sia o amministratori delegati o proprietari, vale a dire Landi e Cerroni e Colucci. E quindi questo per la parte rifiuti. Mentre un altro aspetto che è stato diciamo, osservato dai nostri portavoce è stato quello delle centrali nucleari, sia quella di Borgo Sabotino, che riguarda la zona nord della provincia, che quella del Garigliano. Noi, sia in tutte queste situazioni, il lavoro che si può fare è minimo, poiché la forza politica del Movimento 5 Stelle, stando all'opposizione, comunque l'unica cosa che può realmente fare è sottolineare e portare all'attenzione di questi problemi. E quindi questo è un aspetto di quello che il Movimento 5 Stelle può fare, perché il resto, come si suole dire, la forza del movimento sono le persone. Quindi, come diceva Gianluca prima, il Movimento di Latina, con quello di Pontina Cisterna, abbiamo realizzato questa bellissima esperienza che sono i tavoli di lavoro, con i quali noi generiamo i lavori, magari li iniziamo e poi li passiamo ai nostri portavoce, che li portano, insomma, nella sede più, diciamo, più istituzionale. Solo che per fare tutto questo, sempre come diceva Gianluca, la cosa importante è che ci sia partecipazione, perché i problemi, soprattutto a livello ambientale, del tema dei rifiuti, del riciclo, qui a Latina sono molti, però noi siamo ancora in pochi, quindi io spero che poi vogliate chiedere agli attivisti che sono qui a vostra disposizione come partecipare. Non serve uno sforzo eccessivo, perché è responsabilità di tutti. E quindi noi invece, come tavolo rifiuti, abbiamo portato avanti sul territorio delle iniziative come Duna Day, fatto l'anno scorso per luglio. Siamo andate a pulire le dune da cicche, copertoni e anche lastre di Eternit che si sono trovate sul nostro meraviglioso lungomare, perché a Latina non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. E un'altra invece occasione è stata quella della Latina Pulita, e questa stessa cosa l'abbiamo fatto per alcuni parchi e stiamo organizzando una seconda edizione. E quindi, come cittadini, noi possiamo fare veramente qualcosa. Infatti Cristian vi dirà quello che lui personalmente ha portato avanti, da persona non esperta che però semplicemente si è messa
a leggere le carte e a cercando di capirci qualcosa, perché qualcosa non quadrava. Grazie, grazie Alessandra. Scusate, un po' l'emozione per noi, perché siamo, non siamo di palco, perciò siamo ragazzi, persone come tutti voi. Allora, il tavolo rifiuti, ambiente rifiuti di Latina, ormai da 3 anni, porta avanti degli studi. Sì, allora, il tavolo ambiente rifiuti di Latina, del meetup di 5 Stelle, porta ormai da quasi 3 anni delle verifiche, delle osservazioni sul territorio, specialmente in particolar modo sui rifiuti. Non entro nel dettaglio dei lavori che abbiamo fatto semplicemente, vorrei portarvi alcuni esempi. Un esempio specifico è quello del costo della TARES, costo TARES 2013. È una verifica che è semplice fare, perché basta andare a prendere la nostra bolletta TARES, verificare il costo in base alla superficie e agli occupanti e andarlo a confrontare con delle realtà, altri comuni italiani, dove viene applicata una TARES molto più bassa. Abbiamo fatto una verifica, abbiamo scelto fra le varie città che possono essere simili a Latina, Salerno, Novara, Trento. Personalmente abbiamo scelto la città del comune di Trento, per un semplice motivo, perché sul comune di Trento esiste una pagina specifica per potersi calcolare in modo semplice e intuitivo qual è la propria bolletta TARES per l'anno 2013. È risultato che il comune di Trento, che adotta una raccolta differenziata porta a porta, puntuale, dove si applica il concetto che chi inquina paga, ha una tariffa per, dico standard, una persona, ad esempio 150 metri quadri, si paga una tariffa di 150 euro. Facendo lo stesso conteggio, anzi prendendo la bolletta, la tariffa TARES di Latina del 2013, si va a pagare 220 euro, stessa superficie, stessi occupanti. Questo fa significare che già a Trento, dove si applica una raccolta differenziata molto più costosa, onerosa, che è quella porta a porta, dalle linee guida della Regione Lazio questa raccolta costa dai 100 ai 130 euro tonnellata, a Latina si ha una tariffa molto inferiore rispetto a Latina, dove si applica una raccolta su cassonetti stradali, che noi possiamo vedere qua intorno a noi, con un costo nettamente inferiore, perché dalle linee guida della Regione Lazio il costo con cassonetti stradali va dai 30 ai 50 euro. Questo già mette in evidenza come qui a Latina ci siano dei seri problemi di funzionamento per la raccolta differenziata. Poi, in ultima istanza, proprio il comune di Latina ci fa capire che non ha nessun interesse a portare una raccolta spinta porta a porta, perché come potete vedere sono state installate da pochi mesi queste isole interrate, ne abbiamo una proprio qua dietro. Queste isole, 3 isole interrate, sono costate alla cittadinanza di Latina 211.000 euro. Per proseguire sempre una raccolta stradale che non potrà mai superare il 35% massimo 40% rispetto a una raccolta porta a porta che supera il 65%. Dico l'ultima cosa. Il decreto 152 del 2006 stabilisce che tutti i comuni italiani debbano raggiungere entro il 31 dicembre del 2012 una raccolta differenziata del 65%. Noi siamo inadempienti perché pochissimi comuni riescono a raggiungere questa raccolta differenziata. A tal proposito,
proposito, prendendo spunto sulla sentenza della Corte dei Conti della Liguria nei confronti del comune di Recco, noi cittadini del movimento, attivisti del Movimento 5 Stelle di Latina, abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti del Lazio nei confronti del comune di Latina, delle amministrazioni comunali e politiche, per danno erariale e ambientale, perché non ha adottato nessuna procedura significativa per il raggiungimento di questa percentuale d'obbligo per legge. Questo è il nostro lavoro che stiamo facendo. Ovviamente ci sono tanti e tanti altri spunti che stiamo portando avanti nei nostri tavoli di lavoro, proprio per cercare di mettere in evidenza tutte le anomalie che ci sono nell'amministrazione sia comunale più che altro politica. Grazie. Eccoci qua. Allora, proseguiamo con un altro tavolo, opere pubbliche e mobilità. In questo caso sarò io a esporvi quello che il tavolo ha fatto in quest'ultimo anno. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti gli attivisti che hanno partecipato a questo tavolo, perché grazie a loro, l'ho scritto perché ci sono cose di puntuali e precise che non volevo dimenticare. Ebbene, la prima riunione di questo tavolo si è svolta il 17 aprile 2013. È trascorso più di un anno ed i cittadini che hanno partecipato al tavolo hanno elaborato e presentato attraverso i portavoce Pontini del Movimento 5 Stelle, eletti sia in Parlamento sia in Regione, quanto segue. Che me lo dà il cambio, un disegno di legge per l'inserimento all'interno del codice della strada del reato di omicidio stradale causato sotto l'effetto di alcol e o sostanze psicotrope. Detto DDL è stato elaborato in collaborazione con il tavolo Giustizia e Legalità del Meetup di Latina e l'Associazione Europea Vittime della Strada. Gli incontri su questa tematica hanno avuto inizio l'8 giugno 2014 ed il relativo DDL è stato depositato alla Camera dei Deputati il 30 settembre 2013 ed assegnato alle Commissioni Giustizia e Trasporti. A riguardo, quindi, noi attivisti del Meetup di Latina e non solo, ci chiediamo il significato di un medesimo DDL presentato dal senatore del PD Moscardelli l'11 marzo 2014, che invece di presentarne un altro, proprio a ridosso chissà perché delle elezioni europee, avrebbe potuto favorire l'iter di quello già proposto dal Movimento 5 Stelle. A seguire, il tavolo ha prodotto un esposto alla Corte dei Conti del Lazio in data 18 settembre 2013 e una interrogazione parlamentare in data 19 settembre 2013 riguardo la gestione privata delle piscine comunali di Latina che hanno guadagni a favore della concessionaria e costi a carico del comune, ossia dei cittadini. Il tavolo ha prodotto un altro esposto alla Corte dei Conti e del Lazio in data 18 dicembre 2013 riguardo un debito stimato in circa 2 milioni di euro lasciato al comune di Latina dalla società concessionaria dei parcheggi a pagamento Urbania. Detto esposto è stato elaborato grazie alla collaborazione con il Comitato Civico di Latina Bugia Blu. A seguire è stata prodotta un'interrogazione regionale in data 7 marzo 2014 e una parlamentare in data 10 marzo 2014 riguardo il caso Metro Leggero di Latina. Vi ricordate la metropolitana di Latina? Che se non verrà affrontato e risolto per tempo potrebbe causare il dissesto finanziario del nostro comune. Dette interrogazioni sono state prodotte grazie alla collaborazione con il Comitato Civico di Latina Metro Bugia. E infine, ma non era l'ultima cosa ma è stata la prima, il tavolo di lavoro ha inoltre elaborato un questionario sulle criticità connesse alla viabilità cittadina sottoposto al delegato alla mobilità comunale dottor Pansera nel corso di un incontro confronto avvenuto il 10 luglio 2013 di cui il relativo video è pubblicato sul nostro canale YouTube Latina 5 Stelle. Ebbene,
A quasi un anno dall'incontro possiamo dire che le belle quanto corpose intenzioni dell'amministrazione non si sono ancora tradotte in realtà, ma come si sa i cavalli si vedono all'arrivo. Speriamo che questo non sia zoppo. Allora, adesso iniziamo con i nostri primi portavoce eletti in Parlamento. Quindi invito qui la nostra senatrice Ivana Simeoni. Buonasera, grazie a tutti. Sono Ivana Simeoni, la vostra portavoce al Senato. È quella che porta avanti le vostre istanze, cioè quello che voi cittadini segnalate o diciamo ai nostri attivisti, o comunque potete anche raggiungerci attraverso i nostri canali tipo Facebook. Noi cerchiamo di fare diciamo il possibile per portare avanti le vostre rimostranze. Allora, da quando sono in Senato, anzi, prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei attivisti che sono ai tavoli e che si prodigano tanto, perché sono loro che poi ci danno la possibilità di portare avanti le interrogazioni, le mozioni e i disegni di legge. E devo dire che da quando sono al Senato ne ho viste veramente di tutti i colori. Lasciatemelo dire, cioè, io sono una cittadina che viveva come voi, lavoravo al 118 di Latina in centrale operativa e sono stata, diciamo, catapultata all'interno del Senato, e lì dentro sinceramente abbiamo trovato i lupi, per cui i primi tempi noi eravamo molto timidi e molto un po' chiusi fra di noi, ma piano piano con le unghie e con i denti abbiamo iniziato diciamo, a conquistare un po' alla volta degli spazi nostri, e poi studiando e informandoci molto col centro studi siamo riusciti a fare delle cose veramente importanti, come disegni di legge, interrogazioni e mozioni. Non ci hanno anche, diciamo, molto ostacolati. E nonostante che loro ci ostacolassero, molte cose siamo riusciti a farle passare. Un po' perché ne facciamo di tutti i colori, quindi riusciamo attraverso le nostre exploit, ne so, i ragazzi della Camera che hanno occupato il banco del governo, e le manette che si sono messe, il bacio che si sono date quando c'era da portare avanti, diciamo, le dimostranze dei gay, perché assolutamente, diciamo, moltissimi tra senatori e deputati da questo orecchio non ci sentono, e tantissime altre cose che abbiamo fatto anche noi in Senato. Adesso chiaramente sul tavolo ci sono cose molto importanti, tra cui anche, diciamo, un decreto legge sul lavoro, e questa è veramente una cosa molto molto difficile da poter far capire a questa gente, che quello che intende fare è praticamente distruggere quel poco di lavoro che ancora è rimasto a tempo indeterminato. Cioè loro vogliono togliere quelli che sono a tempo indeterminato per far lavorare, come faceva Berlusconi, 1 milione di posti di lavoro. Loro, ci sono 100.000 persone che lavorano a tempo indeterminato? Lo tolgono e fanno lavorare 400.000 persone a, che ne so, a 3 mesi, a 2 mesi, questi, diciamo, contratti capestro, per cui la gente non può né mangiare, né crearsi un futuro, né fare nulla, e neanche comprare ai figli nemmeno una cartella per andare a scuola. La cultura ormai è diventata un optional. Veramente questo mi fa male al cuore, perché noi siamo cresciuti con, io perlomeno ero da piccola, avevo sempre questo sogno di diventare qualcuno, poi si è avverato, ma non, certo, non speravo tanto. Ma quello che mi interessava molto era la cultura. La cultura è la base, per i nostri giovani è la base, perché se non abbiamo questo non facciamo niente nel mondo. Allora, parliamo poi di Latina. Io faccio parte sia della Commissione Diritti Umani che sia della Commissione Sanità. Chiaramente quello che mi premeva molto è, diciamo, di fare dei disegni di legge a livello nazionale, ma molto mi premeva anche a livello locale, perché noi a Latina, come sanità, siamo messi proprio con le pezze, detto volgarmente. E allora ci siamo un po' spesi per fare interrogazioni sull'ospedale di Latina, abbiamo denunciato, abbiamo fatto delle ispezioni all'interno dei pronto soccorsi di tutta la provincia, tutti insieme, con Barillari, con Gaia, cioè ci siamo dati proprio da fare. Per quanto riguarda poi il 118, che è proprio nel mio cuore,
ho cercato in tutti i modi di spingere, infatti sono stati fatti addirittura degli esposti alla Procura della Repubblica. Cioè, noi cerchiamo di mettere il dito in tutte le piaghe, perché qui ci sono tante piaghe che devono essere sanate. Certo, la situazione è un po' complicata, non è semplice. E poi, diciamo, mi sono occupata anche non solo della sanità, ma anche dei diritti umani. E in questo senso molto mi sono, diciamo, prodigata per questa piaga che abbiamo dei senza tetto, che sembra una cosa un po'... diciamo, a Latina si vede molto di meno, ma vi giuro, a Roma ci sono famiglie intere che vivono in strada, che vivono in macchina, e non sono gli stranieri, ma sono gli italiani, che ormai hanno perso la casa e quindi sono costretti a vivere in macchina. E tra l'altro gli vengono anche sottratti i figli, e qui stiamo facendo un altro disegno di legge perché per questi bambini sottratti, ma come, tu Stato paghi 200 euro al giorno alle case famiglia e non dai 500, 1000 euro al mese alle famiglie per campare i figli a casa loro? Quindi sono cose assurde, che solamente in Italia si vedono queste cose, perché negli altri paesi c'è una rete protettiva per le famiglie che rimangono senza lavoro, che rimangono senza possibilità economiche, solamente qui si vedono queste cose, veramente allucinante. Poi altri disegni di legge vari sull'amianto, sulla ludopatia per quanto riguarda il gioco d'azzardo, interrogazioni di tutti i tipi. Adesso quello che ci sta premendo molto è, siccome io sono molto, diciamo, una persona che ama molto la natura, e quindi questi scempi che fanno in provincia di Latina a me proprio mi vanno di traverso. Cioè, il lago di Paola, che è uno dei più bei laghi del mondo, lo stanno inquinando, avevo visto un servizio sul giornale, con delle schiume che non so da dove arrivino. E quindi adesso stiamo facendo un'interrogazione per avere notizie di questa cosa. Ci devono rispondere che cosa sta succedendo al lago di Paola, che veramente è spettacolare. E in questo senso, diciamo, ho anche presentato un emendamento, sperando che lo accolgono, per poter aprire questi parchi ad attività ludiche, sportive ed ecomusei, cioè tutto rispettando la natura, sempre. Ma poter dare al cittadino anche un punto, diciamo un punto ludico dove passare la domenica con i cavalli e con le canoe, con tutto ciò che sia possibile realizzare all'interno dei parchi, sempre rispettando, come in America c'hanno i rangers all'interno dei parchi, fanno di tutto e di più, ci vivono con i parchi, e noi qui ci abbiamo la natura e niente, ci abbiamo l'arte di tutti i tipi e niente. Cioè, o ci diamo una svegliata, perché ormai le fabbriche ce le dobbiamo dimenticare, dobbiamo pensare a vedere di poter far riemergere la cultura, la natura, ma anche purtroppo il lavoro nei campi va ripreso, perché chiaramente i giovani non lo so quello che potranno fare, magari facendo, oggi si studia, non è che si va più con la zappa lì a zappare, ci sono attrezzature. Ecco, insomma, cercare di riprenderci un po' in mano quest'Italia, che comunque... E poi l'ultima cosa ve la dico adesso, e poi lascio ai miei colleghi, perché sennò diventa troppo lungo. E mi voglio anche interessare per un disegno di legge sull'immigrazione, perché noi dobbiamo accogliere gli immigrati, ma gli immigrati si devono accogliere o bene o per niente. Allora, siccome noi siamo tantissimi, e ne sono arrivati tantissimi, e non gli possiamo dare nulla, e stanno facendo cose allucinanti... Io ho parlato col prefetto Compagnucci in Commissione diritti umani, gli ho detto: guardi, non è questo il modo di accogliere le persone. Allora l'Europa non ci può dare 5 lire che poi vanno in tasca sempre i soldi noti, e queste persone poi stanno in mezzo alla strada. Tant'è che adesso arrivano addirittura dei pullman dalla Sicilia che scaricano queste persone, migliaia di persone all'interno delle grandi città, li lasciano lì e se ne vanno. Cioè, questo non è più tollerabile, dobbiamo fare un progetto con l'Europa importante. Prima di tutto per fare i CAR, che sono i centri d'accoglienza sulle coste dell'Africa, e ci deve pensare l'ONU, perché loro sono deputati a queste cose, per non farli morire in questi tragitti e per togliere la mafia di mezzo. E poi evitare queste nuove mafie, cioè queste dei pullman che portano avanti e indietro la gente, la scaricano così, la buttano in mezzo alla strada. Ma questa è l'accoglienza che diamo in Italia? Va bene, comunque vi ringrazio tutti. Ok, adesso non c'entra niente. Okay. Allora, adesso inviterei qui una cittadina italiana che ci ha chiesto di poter intervenire, anche per farvi capire qual è la differenza sostanziale tra noi e i partiti tradizionali, che in un evento del genere non credo che darebbero spazio ai cittadini.
Quindi invito qui Laura Benatti. Attenzione. Grazie. Io sono qui come testimonianza. Sono stata tempo fa consigliere regionale dei Verdi, poi me ne sono andata perché loro sono diventati rossi. Quindi non c'era più bisogno di avere il Movimento Verde, si sono trasformati in un partito. Ma io sono qua soprattutto perché ho sentito la senatrice, adesso ho scoperto che della Commissione Sanità. Ho cominciato le mie battaglie politiche qui a Latina, soprattutto all'ospedale civile. L'abbiamo occupato insieme a 5 dializzati per 15 giorni e 15 notti. Abbiamo ottenuto il reparto di rianimazione, il reparto dialisi e il reparto nefrologia. Grazie alle battaglie dei cittadini, e non eravamo stati eletti da nessuna parte. Questo per dirvi che la battaglia sulla sanità deve continuare, perché qualche personaggio di sinistra che adesso è senatore è intervenuto molto sull'ospedale civile, è un senatore del PD, ma soprattutto per manipolare certi concorsi dei primariati, e non certo per garantirne la qualità, ma per garantire la protezione politica a coloro che della nostra salute fanno mercimonio. Ricordatevi una cosa, noi paghiamo coercitivamente attraverso la busta paga, per chi ha ancora la fortuna di averla o della pensione, una tassa sulla sulla garanzia sulla salute, no? Perché noi dobbiamo garantirci la salute soprattutto quando siamo malati. Ebbene, tagliando i posti letto, loro sanno a priori che non possono garantirci nemmeno il ricovero per tutti. Quindi questa è una truffa che ci fa lo Stato, perché ci obbliga a pagare un disservizio, ricordatevelo. E l'ospedale civile di Latina deve essere fatto funzionare, e le battaglie devono essere fatte finché noi siamo sani, perché quando siamo malati non abbiamo più tempo per batterci contro un ospedale che non funziona, perché dobbiamo già combattere contro la malattia. Quindi vi prego, una cosa che va al di sopra di tutte le parti, va al di sopra di qualsiasi partito politico, è la salute. Non solo ce la distruggono ambientalmente, ma poi quando è necessario doverci curare non troviamo nemmeno il minimo dell'assistenza medica. Al pronto soccorso di Latina non si è soccorsi, si muore. Onorevoli cittadini, allora. E come vi avevo detto all'inizio, i nostri vari portavoce si sono un po' sparpagliati per la provincia. E alle 17 avevano interventi a Terracina, ad Aprilia, a Formia, e quindi stanno man mano convergendo qui. Quindi vi chiediamo già scusa se la scaletta dovessero essere dei contrattempi, come è inevitabile in eventi del genere. Quindi adesso era previsto l'intervento della nostra consigliera Gaia Bernarella, che ci sta raggiungendo da Terracina, e quindi adesso passiamo al nostro consigliere alla Regione Lazio, Davide Barillari. Non avere parole di solidarietà. Grazie, buongiorno a tutti. Barillari, consigliere regionale del Lazio. Arrivo da una trincea di guerra, perché vi assicuro che è una battaglia veramente. Adesso vi racconto un po' di cose velocemente. Allora, sono arrivato da Sezze perché ero a Latina a fare questo, no, Latina, scusate, ad Aprilia a fare questo comizio. Avevo un'ora di tempo, sono passato da Sezze. Perché cosa c'è a Sezze? Nessuno lo sa. È come gli 80 euro di Renzi, praticamente. C'è una casa della salute, una delle prime case della salute, tre di quelle aperte, dovrebbe essere 42, di cui 12 quest'anno, ed è una grande campagna che ha fatto Zingaretti, il presidente della nostra regione, presidente trasparente, come sapete, perché non si vede mai. Questa persona vuole rivedere tutta la sanità, come diceva anche Ivana, perché sappiamo che gli ospedali non funzionano, le liste d'attesa, pronti soccorso allo sfascio, e ha detto la soluzione sono i pronti soccorsi, sono le case della salute. Quindi ha aperto queste casette della salute, una sta proprio a Sezze, che è una ventina di chilometri da qua.
E io ho fatto finta di stare male, perché come cittadino, insomma, anch'io vado assolutamente nel servizio pubblico. Sono andato là, a parte che in cima a una montagna, quindi già per arrivarci è un problema. Non c'è parcheggio, quindi devo stare lì e entrare subito. E poi sono andato lì e era tutto chiuso. Questo per dirvi che noi stiamo un anno e mezzo in Regione Lazio. Abbiamo tanti problemi, dai trasporti, alla sanità, alle discariche, agli inceneritori. In questo anno e mezzo si poteva veramente cambiare tutta la regione. Si poteva fare, perché i numeri, Zingaretti come PD con tutti i suoi, diciamo, posso dire, liste civette, lista per il Lazio, SEL, PSI, hanno i numeri per governare e per cambiare completamente questa regione. Potevano per esempio chiudere Malagrotta, invece sappiamo che è ancora aperta, potevano, oltre a far arrestare Cerroni, anche fermare le autorizzazioni alle sue società, invece stanno andando ancora avanti a lavorare, nonostante, sapete, indagati, corrotti, eccetera. La società di Cerroni, questo boss mafioso che sta speculando sulla salute dei cittadini, sta ancora guadagnando dai rifiuti. Potevano aprire centri di riciclo, di riuso, non hanno fatto niente in un anno e mezzo. Così come la sanità, abbiamo proposto come risolvere il problema dell'emergenza dei pronti soccorso, che sono, c'è una lista d'attesa infinita, vai lì, devi aspettare 8 ore senza che nessuno ti dice niente, ospedali che chiudono e poi aprono queste case della salute, l'esempio di oggi, sono andato lì, anche questa era chiusa. Quindi sono persone, sinceramente, che abbiamo potuto valutare in questo anno e mezzo. Io sono partito addirittura, come posso dire, in modo costruttivo con il PD, abbiamo cercato di scrivere delle leggi insieme a loro, fare del lavoro con loro, perché ci abbiamo a che fare tutti i giorni, ci discutiamo tutti i giorni, vogliamo costruire qualcosa per il benessere dei cittadini. Invece abbiamo scoperto che quando scrivi una legge ci stanno, scriviamo insieme il testo, scendiamo anche a un compromesso, alla fine quando c'è il momento di firmare, preferisco stare in mezzo, ma... Allora, quindi faccio l'esempio che noi siamo i primi che vogliono collaborare con gli altri partiti per un interesse collettivo, la sanità e i trasporti, non possiamo fare la nostra battaglia e poi, insomma, arrivare a un momento importante e poi andare per conto nostro. In realtà è successo proprio questo, noi presentiamo delle leggi, per esempio registro tumore alla Regione Lazio, che salverebbe migliaia di vite, di gente che muore per il tumore. Noi cerchiamo di, questo è proprio un esempio, cerchiamo di dirvi, la gente che muore per patologie tumorali, magari scopriamo che raccogliendo tutti i dati, chi muore di più sta vicino a una discarica, a un inceneritore, oppure sta vicino a dove c'è una situazione ambientale come l'arsenico, insomma, cerchiamo, questa sarebbe un'ottima cosa per capire come risolve, come affrontare il problema dei tumori e andare avanti in questa direzione. Invece questa legge è stata insabbiata lì da 3 mesi. Case della salute, stessa cosa, pronti soccorso, noi facciamo delle proposte tutti i giorni, ma il PD ce le insabbia. Quindi questo ve lo dico, siamo partiti veramente con tutti i buoni propositi nel voler collaborare con gli altri partiti, ma ci hanno sempre chiuso la porta in faccia. E questo è sicuramente frustrante, è una guerra veramente quotidiana. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle fa paura. Noi stiamo per vincere le elezioni europee, lo sanno tutti. Avremo il 30%, 35%, avremo tanti altri cittadini onesti che andranno in Europa a portare avanti non gli interessi delle banche, delle lobby come il PD, ma interessi dei cittadini, perché non ci guadagniamo niente noi. E di fronte a questa grande sfida, cittadini onesti che vanno nelle istituzioni, abbiamo il boicottaggio tutti i giorni. L'esempio della Casa Salute è la stessa cosa. È un posto che è stato sbandierato in tutti i giornali, tutti ne hanno parlato, televisioni, giornali, e poi vai lì ed è chiusa. Questa dovrebbe essere la soluzione del PD ai temi della sanità. Quindi, veramente, è una questione o noi o loro. Perché noi siamo quelli onesti, siamo quelli che non hanno nessun interesse, come dicevo prima, e portiamo avanti delle idee di tutti. Noi votiamo anche a favore di una mozione del PD, una mozione di Fratelli d'Italia. Se una cosa è giusta, noi la votiamo, perché non facciamo i nostri interessi. Loro però non fanno così con noi. Se una cosa la presenta il Movimento 5 Stelle, è bocciata a priori. Pensate che abbiamo presentato 130 interrogazioni, ne hanno risposto a, credo, una trentina. Mozioni su 64, solo 8. Cioè neanche le cose che proviamo a portare come soluzioni nostre, soluzioni condivise con i cittadini, con le associazioni, neanche le discutono. Per questo che vi dico che il 25 maggio è il passo ulteriore a questa rivoluzione enorme, culturale, che abbiamo fatto un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa neanche pensavamo di entrare in Parlamento, di entrare in Regione, di avere alcuni sindaci. Il 25 maggio sarà proprio la svolta, sarà questo enorme boom che permetterà o di mandare tutti a casa o di mandarli in galera. Perché una delle cose, o tornano a lavorare, sono persone che non hanno mai lavorato, quindi questa è l'occasione magari invece che riciclarsi in Europa per andare finalmente a fare un lavoro e capire cosa vuol dire arrivare a fine mese e pagare un mutuo. Questo sarebbe una bella lezione per questi personaggi. Oppure, siccome io mi occupo di sanità, quindi per questo avevo questo,
questo approccio, in questo discorso. Oppure abbiamo aperto 32 fascicoli di inchiesta sulla sanità e stiamo tirando fuori tutto il marcio della corruzione della sanità laziale, pubblico, privato, ASL che stanno facendo delle truffe incredibili ai danni dei cittadini. Cerchiamo di raccogliere tutti i documenti relativi agli appalti, le consulenze, i bandi di gara. Tutto questo marcio lo stiamo tirando fuori e anche questo dà fastidio. Ci scontriamo con la mafia, che è anche in regione presente, anche il Consiglio regionale presente, e in questo anno e mezzo abbiamo già tirato fuori tutto. Quindi il 25 maggio servirà anche noi, quella famosa X sulla scheda elettorale. Eleggiamo certo i cittadini in Europa, cittadini in alcuni comuni del Lazio, ma se vinciamo le europee servirà anche a noi, perché Zingaretti non potrà più in regione ignorarci e dire che le proposte che portiamo noi, sì, ne parleremo fra 3-4 mesi, tanto non sono importanti. Per questo vi dico che anche in regione, se il risultato sarà positivo, come appunto ci auguriamo, come ci aspettiamo, cambierà tutto. Vi dico che in quest'anno e mezzo abbiamo dimostrato di non essere quelli degli scontrini, non essere quelli che espellono le persone solo perché la pensano diversamente da noi, non siamo più quelli inesperti, inefficienti, siamo delle persone ormai, dopo un anno e mezzo, in grado di governare, in regione, nel piccolo comune e anche in Parlamento. Se le elezioni andranno bene, Renzi dovrà per forza cadere, quindi elezioni anticipate nel 2015, Napolitano non potrà più andare avanti a fare i suoi intrallazzi. Quindi il 25 maggio veramente questo boom che faremo sarà una svolta completa per tutta Italia, dalla regione al Parlamento e poi finalmente in Europa. E vedere se c'è ancora la macchina. Se ho ancora un po' di tempo, se no passiamo pure. Ecco, giusto l'ultima cosa, io parlo sempre della regione, ma in realtà adesso il focus, l'attenzione è proprio sull'Europa. Vi dico solo una cosa, uno dei punti principali dei 7, il fiscal compact, ve l'hanno forse già parlato, comunque l'importante è capire bene cosa succede. Chi l'ha approvato? L'ha approvato Forza Italia e PD il 26 luglio 2012, due anni fa, 26 luglio, quando la gente è stata in vacanza, facciamo passare le cose più scandalose nel silenzio della stampa, quindi hanno fatto passare una specie di trattato, non so bene neanche che cos'è, che sarà un cappio al collo per l'Italia per i prossimi 20 anni. Noi dovremo pagare 30, 40, non so neanche bene la cifra, miliardi, tutti gli anni per restituire questo debito. Quindi dovremo che cosa? Tagliare la sanità, che è già messa male, tagliare i trasporti, tagliare la scuola, aumentare le tasse sul lavoro. Quindi ce la stanno veramente mettendo in quel posto senza neanche che in questi 2 anni ci hanno detto nulla. Se non c'eravamo noi del Movimento 5 Stelle in questo momento a tirare fuori tutto, anche sul fiscal compact, sul tutti questi trattati internazionali di cui non ci è stato chiesto nulla, ma li hanno comunque portati avanti, se non ci fossimo stati noi neanche se ne sarebbe parlato. Quindi abbiamo un mutuo sulle spalle, ognuno di noi, anche i nostri figli, per i prossimi 20 anni, che non riusciremo a pagare, se non tagliando, come al solito, tutte le spese dei cittadini. Quindi uno dei punti principali sarà appunto rivedere in Europa questo trattato, capire se è a vantaggio dei cittadini o a vantaggio di qualche banca, qualche lobby finanziaria, e mettere in discussione tutte le cose che non ci sono state mai chieste. Quindi se dobbiamo andare avanti con questa Europa, se non vogliamo neanche spalmare il debito fra tutti gli stati, perché un'Europa dovrebbe essere solidale, una comunità europea, quindi il senso della comunità, se la Grecia affonda, l'abbandoniamo? No, se il Portogallo e l'Italia vanno male perché hanno un debito che sta crescendo assurdo, la Germania ci può abbandonare? No, è giusto che l'Europa come comunità ci aiuti e questo debito viene distribuito fra tutti gli stati, come hanno fatto in California. La California stava fallendo, era in default, gli Stati Uniti tutti insieme hanno salvato quello stato, adesso sta bene. Questo è proprio il senso della comunità, quindi noi siamo più europeisti degli altri, non siamo contro l'Europa. Se però queste proposte che porteremo in Europa non saranno né discusse né accettate, allora andremo a fare questo referendum per chiedere ai cittadini, non decideremo noi come movimento, usciamo dall'Europa sì no, euro sì euro no, chiederemo ai cittadini cosa vogliamo fare di un'Europa che neanche discute questi trattati che sono un cappio al collo. Quindi l'Europa dobbiamo costruirla insieme, la costruiamo solo chiedendo a tutti i cittadini, in Italia, in Francia, in Germania, chiedendo come vogliono questa Europa, perché fino ad oggi quella che è stata costruita è un'Europa non dei popoli, ma dell'economia, delle lobby, delle multinazionali. E quindi il 25 maggio faremo questo enorme boom europeo e sarà una svolta per tutti. Vinciamo noi. Grazie. Grazie Davide.